Solo da qualche settimana in conferenza Stato-Regione è stato adottato il nuovo piano di prevenzione vaccinale. La Regione Sicilia, come tutte le altre regioni, avevano collaborato alla stesura di questo documento e quindi in particolare l'assessorato regionale alla salute ha voluto a gennaio 2015 adottare un nuovo calendario vaccinale che comprende tutte le novità che sono contenute nel piano nazionale di prevenzione vaccinale. Quindi il nostro calendario è stato arricchito con la vaccinazione antimeningococcica, con la vaccinazione antipremococcica, con la vaccinazione antirotavirus e con la vaccinazione dell'antimeningococco di tipo B. Perché questo? Perché i nostri bambini sono esposti a questa forma di meningite che circola molto in Nord Europa e che quindi con i movimenti che le famiglie fanno per vacanza, per lavoro o per altro, è facile che questi bambini si possano contagiare. Quindi avendo inserito questi vaccini, noi riusciamo, se la famiglia segue le indicazioni del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta, a garantire una buona salute per i nuovi nati e le famiglie stesse. Però l'offerta vaccinale che noi abbiamo voluto offrire a tutti i siciliani è andata oltre. Recentemente abbiamo avuto dei casi di meningite in età adolescenziale. Allora immediatamente la sensibilità dell'assessore ha fatto sì che con circolare abbiamo incrementato la quota, le coorti che potevano essere vaccinate gratuitamente col vaccino antipremococco e antimeningococco quadrivalente. Questa offerta ha fatto sì che la popolazione ha cambiato radicalmente l'opinione sui vaccini, perché presa da paura dei casi ed uno dei quali è stato mortale, ha fatto ricorso immediatamente alla richiesta del vaccino e quest'estate i nostri centri di vaccinazione sono stati intasati da questi giovani adulti che pretendevano la vaccinazione e noi abbiamo seguito questo andamento e abbiamo offerto a tutti il vaccino. Cosa comporta questo nuovo cambiamento nel non vedere il vaccino come un qualcosa di negativo? Secondo noi comporta una scelta importante per i siciliani, perché potendo usufruire dei vaccini che prevengono alcune malattie abbastanza gravi, possiamo avere sicuramente una riduzione di tutte le malattie prevenibili con i vaccini che negli ultimi anni sono riemerse in quanto le coperture erano al di sotto della soglia minima prevista del 75%. Questa soglia è importante perché quando per ogni singolo vaccino non abbiamo una copertura del 75%, questo determina una riduzione della circolazione sul territorio di quel agente patogeno e quindi la riduzione della malattia. Qualora questa copertura si abbassa, noi abbiamo immediatamente il ritorno della malattia e questo l'abbiamo registrato l'anno scorso e soprattutto quest'anno nella provincia di Trapani, ad Agrigento e Palermo per il morbillo, che ha determinato un'epidemia che fortunatamente con la stagione estiva si è esaurita. Per quanto riguarda invece la vaccinazione antipremococcica, anche qui la Regione Sicilia ha voluto fare qualcosa in più rispetto alle altre regioni. Noi avevamo in calendario l'offerta del vaccino antipremococco 13 valente soltanto per la coorte del 65° anno e soprattutto per i soggetti a rischio. Abbiamo voluto allargare questa coorte e offrire attivamente e gratuitamente anche al 65° anno proprio perché abbiamo visto che la riduzione dei ricoveri durante il periodo invernale è stata significativa e quindi con l'ampliamento dell'offerta a due coorti riteniamo che quest'anno possiamo registrare un ulteriore calo dei ricoveri nel periodo più critico degli nostri ospedali, cioè il periodo invernale, in cui i soggetti più fragili, i soggetti più a rischio ricorrono alle cure mediche ospedaliere.